Insediata la nuova amministrazione Succio, particolarità di questo mandato che c'è tutto il gruppo ad amministrare il paese. Esatto, la nostra è stata un'elezione anomala che però stranamente ha accomunato diversi comuni del Canavese. Eravamo l'unico gruppo, siamo stati eletti con un quorum ampissimo e questo però, come ho avuto modo di dire più volte, è un qualcosa che ci responsabilizza, perché se fino a ieri avevamo una minoranza pronta giustamente a fare il proprio compito di controllore, oggi non ce l'abbiamo più, quindi dovremmo essere fortemente autocritici, dovremmo cercare di fare molta più attenzione rispetto a qualsiasi atto dell'amministrazione. Credo che sia una prova di maturità sicuramente per me, ma anche per tutto il gruppo. Diverse deleghe date non soltanto agli assessori ma anche ai consiglieri per lavorare tutti quanti insieme. Io credo che un sindaco non debba essere un accentratore, io non lo sono. Credo fortemente che il successo di un comune dipenda dal gruppo e se il gruppo è motivato e gratificato da quello che fa sicuramente può dare il massimo. Io quindi ho dato tante deleghe sia alla giunta sia a tutti i consiglieri perché sono certo che così potranno dare il massimo. Incomincia ufficialmente il lavoro, anche se forse non è mai stato veramente sospeso. E qual è la cosa principale che farete? Adesso inizieremo ad organizzarci. La prima cosa importante è quella di allineare tutto il gruppo. Il mio gruppo è composto da metà consiglieri con un'esperienza e metà consiglieri che invece sono la prima esperienza. Bisogna creare un punto zero, bisogna che il gruppo degli uscenti dia una mano agli entranti per far capire i meccanismi comunali, che ovviamente non sono così immediati da parte di chi non ha mai vissuto una pubblica amministrazione. E poi da lì si potrà partire. Una mia grande ambizione è quella di proseguire l'attività per migliorare l'appetibilità del nostro territorio, soprattutto da un punto di vista turistico. Sappiamo che Aglie, con tutto il Canavese, ha tante possibilità da questo punto di vista e quindi lavoreremo per cercare di migliorare ulteriormente tutto quello che è già stato fatto nei 5 anni precedenti, con una particolare attenzione anche, oltre ovviamente all'aspetto turistico, anche quelle che sono le opere. Io credo che le opere pubbliche siano fondamentali per far funzionare un comune, per far girare l'economia. Abbiamo in questi anni fatto diverse cose, abbiamo in programma tanti progetti che un po' saranno dipendenti direttamente dalla nostra volontà e soprattutto dalle nostre risorse, e qualcun altro invece sarà anche dipendente dalle eventuali disponibilità che troveremo nel corso della legislatura, ma certamente abbiamo tante idee e insomma non aspettiamo altro che poterle mettere in pratica per poter far beneficiare Aglie, il paese che amiamo, di tanti nuovi servizi e possibilmente di nuove opere che possano migliorare la qualità di vita di tutti i miei concittadini alladiesi.